Gentili ascoltatori, buonasera in studio Massimo Bonella per Osservatorio Antimafia, qui da Radio Science TV ed emittenti collegate. Ci accingiamo a effettuare una rassegna stampa della nota testata AllNews di Palermo, antimafia2000.com. Vi ricordo che per entrare in questo sito dovete digitare Antimafia 2000, ma 2000 scritto in lettere, perché altrimenti non viene fuori. È una testata diretta da Giorgio Bongiovanni. Io direi subito di partire con quelle che sono le notizie in primissimo piano, che le potete trovare nella home page a scorrimento, cioè in rotazione, e che riguardano innanzitutto il noto magistrato Nino Di Matteo, la priorità alla lotta alla mafia e alla corruzione di Giorgio Bongiovanni, poi Stato Mafia alla Corte si ritira in Camera di Consiglio di Lorenzo Baldo Aron Pettinari a seguire omicidio di Stato in Argentina, l'assassinio del figlio dell'ex presidente Menem. Poi ancora le rivelazioni di Graviano, attentati islamici evitati grazie a Cosa Nostra. Mulè contro Di Matteo, quel senso stravolto dello Stato di diritto di Giorgio Bongiovanni. Poi ancora abbiamo altri articoli. Siria, la TV di Stato annuncia nuovo attacco, ma il Pentagono smentisce a cura della testata Antimafia 2000. Intanto Israele ammette attacco alla base iraniana di Taifun. Quando il giornalismo dà fastidio al potere di Giorgio Bongiovanni e Aron Pettinari, troverete anche il video. Lodato, noto giornalista Lodato, Angeli e Borrometti a 8:30. Poi ancora, delitto Mobile, la famiglia pronta a chiedere riapertura delle indagini di Aron Pettinari. Un pentito parla di un patto tra cosche e servizi. Pietro Campagna, Sutera libero, una vergogna per l'Italia di Aron Pettinari, così si massacra nuovamente una ragazza di 17 anni. Victoria, l'inferno umano dentro la ESMA argentina di Giorgio Almendras. Qui troverete anche un video e anche delle foto all'interno. Poi passiamo a taglio medio dove c'è praticamente la categoria che si chiama Mafia News. Dunque, condanna definitiva per Patrizia Messina Denaro, la sorella del super latitante, dovrà scontare 14 anni, 16 anni per il nipote Gottadaro o Guttadaro. Questo articolo è a cura della testata. Poi, caso Alpi Rovatin, si valuta la riapertura dell'inchiesta. La procura presenta nuove intercettazioni, a cura sempre di Antimafia 2000. Poi ci sono altri articoli qua sotto collegati, ve li ricordo perché sono interessantissimi. Strage Bologna, processo Cavallini, sotto i riflettori la storia dei NAR. Moby Prince, 27 anni dopo centinaia in 27 anni. Dopo centinaia in corteo a Livorno. In appello, regge la sentenza del Blitz Apocalisse. Sostanzialmente confermate condanne per 97 tra boss e gregari di Antimafia 2000. Poi abbiamo altri articoli collegati, ve ne ricordo uno, quel terribile 92, guardare al passato che per capire il presente. Questo è un libro molto interessante scritto da Aron Pettinari. Poi andando più giù ancora troviamo la rubrica Terzo Millennio, ci sono degli articoli interessanti, ve ne cito alcuni. Pistola fumante, Siria, le fake news sulle armi chimiche per creare il casus belli di Gianandrea Gaiani. Poi ancora, giornalisti assassinati in Ecuador, cronache di un massacro di Livio Zanotti. Edoardo Galeano, oggi ancora più vicini alle sue idee di Giorgio Almendras. Poi abbiamo la rubrica delle opinioni. Lo Stato, ad esempio, lo Stato più forte di Paolo Borrometti, poi Focus Fondazione Caponnetto su chi e perché vuole uccidere Paolo Borrometti a cura di Salvatore Calleri,
e tutto il gruppo della Fondazione Caponnette. Caponnetto. Ecco, questi articoli li trovate praticamente nella homepage di antimafia2000.com. C'è anche poi altre rubriche, come ad esempio di La Tua, e qui troverete altri articoli interessanti. Ve ne ricordo uno di Salvo Vitale che merita l'attenzione. Trattativa Stato-mafia, qualche riflessione in attesa della sentenza. Questo è quanto potete trovare dunque in antimafia2000.com, testata All News, testata giornalistica All News di Palermo, diretta da Giorgio Bongiovanni. Ci sono anche le ultime ore, poi c'è una rubrica interessante che la trovate a taglio primissimo sulla destra, dal titolo Nicola Mancino, incontrai Paolo Borsellino, si sapeva già, ma lui oggi lo ammette di Saverio Lodato. Bene, è tutto per questa rassegna stampa di Osservatorio Antimafia. Grazie per averci seguito. Lettura in studio Massimo Bonella. Vi lascio ora alla nostra programmazione di RST Size. Vi ricordo tra poco sulle frequenze del digitale terrestre, per coloro che ci seguono dall'Alto Adriatico, il nostro settimanale Pineta Oggi Reporter in onda su video Telecarnia intorno alle ore 23, minuto più, minuto e meno, circa, insomma, in seconda, terza serata. Grazie ancora. Vi ricordo RST, linea diretta con l'informazione. A presto.